sono contro Prete. Io che amo tutti i materiali. Piccolo mondo. Il suono delle campane nelle colline di Usella fiancheggiano il rumore del ruscello e del vento, accompagnano il battito del martello che accarezza le forme armoniche e delicate ondeggiando in sincronia della mente. Tutto nasce da una piccola luce, provocata da un tic di un accendino. L'enorme fuoco si propaga, dando vita a tante piccole monachine che si dissolvono nel nulla. Il bagliore aumenta piano piano. La forza del suo calore aumenta, l'energia si concentra tutta nel martello, le gocce del sudore cadono sull'incudine, fino a divenire lo specchio di me stesso. La luce si diffonde piano piano nell'occhio, penetrando sempre di più nel suo interno. Sprofondiamo negli abissi, fino a catturare ogni molecola che, trasformandosi in materia, dà vita ad una nuova identità. Dal nulla, dal buio alla preistoria, dal carbone alla grande manualità dell'uomo. Tutto ha la leggerezza e la forma di una bolla di sapone che nasce e vaga nel nulla, tenendo sempre racchiusi i nostri ricordi. Senza una meta, cammina nel vuoto, fino a cadere lentamente nella nostra amata terra. Tutto si dissolve, stendendo un percorso travagliato e tortuoso, composto da flash di ricordi, seguendo sempre la luce divina fino completamente a divenire tutt'uno con essa. Tutto questo scomparirà insieme a me, ma in ogni lato di questo percorso lascerò le mie opere che rimarranno sempre visibili e lasceranno sempre un messaggio a tutti per l'eternità. Io con l'amore assoluto per la natura, io con l'amore di colui che è sopra di me, io con l'amore assoluto per la famiglia, io che sono soltanto un tramite, io che sono controcorrente, io che amo tutti i materiali, forse adopero troppo io, forse sono solo un piccolo puntino sperduto nell'enorme massa, ma una cosa è certa, tutti questi io fanno di me una persona sempre più intensa e profonda. La speranza è di trasmettere vibrazioni sempre più percepibili, come il cinguettio di un uccellino arriva a riempire la gioia delle nostre anime. Ferro forgiato, accarezzato da morbidi colpi di martello, nascano queste esili e sottili tovagliine, che ondeggiano prendendo forme strane e imprevedibili, come le dee, che in un attimo arrivano, salgano quasi per magia, poi riscendono lungo il metallo, fino a scomparire nell'oscurità nel grigio grezzo del ferro, che è lì che ti aspetta con ansia, per assumere una nuova identità. Ecco le fibre dei tessuti, che pian piano assumono le sembianze di un volto, tramite il quale
esprimo le mie emozioni, le mie idee, le mie proteste, fonte essenziale della mia energia. È per questo che la vita è degna di essere vissuta ed ha un senso di esistere.